Signori, oggi è uscito il nuovo Stumble Pass e siamo qua per andare a shopparlo. Ciao fratello! Incredibile, c'è anche lui. Comunque ragazzi, abbiamo le gemme necessarie per andare ad attivarlo. E vi dico solamente una cosa: hanno aggiunto una nuova emote. Sei carico o no, zio? Sì, sono carico, anche se mi stai usando una delle ultime due partite che potrò fare nell'ultimo anno. Hai ragione, però visto che l'anno finisce praticamente adesso, io mi vado a riscattare tutto lo Stumble Pass e andiamo a vedere questa nuova emote. E signori, eccola qua, la nostra nuova emote della banana. Non vedo l'ora di andare a provarla, quindi buttiamoci in partita. E signori, si parte! Non lo so che ci sei, ti ho chiamato io per fare il video, scusa. Sì, c'hai ragione, comunque dai, mostrami le banane. Aspetta, le banane. Allora ragazzi, ovviamente come avete detto il titolo, sono 100 banane contro un singolo nabbo. E il nabbo di oggi sarà ferro, non io che vengo sparato fuori. Piccolo problema, nabbo non sono così tanto, okay, che gioco poco, però fidati che sono ancora molto forte. Allora fratello mio, tu non hai capito che refe, che refe il refe. Non riesci ad andare avanti, porca miseria, com'è possibile? Non mi sto facendo un riposino aspettandoti davanti alla fine, no. Aspettami davanti alla fine che arriva a prendere una bella banana sulla faccia, che tu non hai idea, zio. Ma tiramela, muoviti veloce. Eccomi, eccomi, sei pronto? 3, 1. L'ho tirata, ma l'ho tirata dall'altra parte. Vabbè, qualificati. Senti, sei proprio scarso con le banane. E in questo video dovremo usare 100 banane per distruggere tutti i nabbi della lobby. E vi garantisco che sarà divertentissimo. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un bel like, commenta qua sotto con banana per ricevere un cuore e buona visione. Comunque Ferro, tu non hai capito che in questo video tu sei qua non per fare la presenza, ma per essere torturato. Infatti il mio obiettivo sarà quello di farti scivolare ben 100 volte con la mia banana. Così già è un po' troppo forse, no? Porca miseria, non è mai troppo. Tirami la banana ora. Tirala, se riesci qui. Da! Ferro, tu lo sai che non ti qualifichi, signor Refe. Ferro, allora, non è vero che non... Ma raga, ma sono diventato stupido? Ma sono diventato stupido, ma che cacchio è? Sono pure molto scarso. Allora, scarso mi sembra un po' esagerato, onestamente. Però, ti devo dire che in realtà non hai tutte le torte. Ti sto raggiungendo con calma, non con molta calma. Non hai tutte le torte, hai appena detto? Ma sei ancora lì, poi, scusami, io sarei scarso, poi. Se io sto cercando di far cadere i nemici per almeno farti provare... Oh, vado a scivolare uno con la banana! Let's go! Bravissimo. Uno è scivolato con la mia bananina. Okay, ciao, ci sei. Ciao. Ok, ci sono, aspetta, guarda qua. Banana al centrus. Mi voglio lanciare sopra, ma... E ma dove vai, Ferruccio? Oh, wow. Ehi, hey, let's go. Scivola con le mie banane. Dove vuoi andare, Fer? L'ho fatto un pochettino apposta, né? Adesso. Comunque, una volta ti ho fatto scivolare, ne mancano 99, ma ho solamente 20 minuti di tempo. Non so se ce la farò. Finale, Space Race, banane a tutto andare su Ferro. Questo è il mio unico obiettivo di sta partita. È incredibile, non credi? Sì, ma lo sai che è palesemente impossibile che mi prendi sta mappa? Ah, davvero? Sì, è molto impossibile. Ti ricordo che sono un renna favolosamente muscolosa. Buon per te, ma io sono Bruco Talpa. No, porca, ma ho sbagliato, Semos. Ah, però sai cosa c'è, Bruco? E cosa? Che devi aspettarmi. Cioè, devi per forza aspettarmi, sì, se no sei nabbo. No. Devo fare anche vincere, se vuoi. Beh, perché no, scusa, io non dai, vedo il perché, bene, no. Vieni, veloce. Arrivo, fratello. Eccomi qua, guarda, guarda, Sì, ma non fai nulla, non mi tiri la banana. Stai tranquillo. Stai tranquillo. Ma vola in troppo in alto la banana su sta mappa. Ma che cacchio è? Dove sarà? Destra, sinistra, destra, centro, sinistra. centro. È al centro, sì. Aspetta, lancio la banana. Dai, ti prego, a terra sopra. Arrivo prima di te. Sì. Ma stavo lanciando la banana. Signori, ho una banana. E Ferro, ti dico solamente una cosa: se non ti prendo su Stumble Guys con le banane, te la lancio in vita reale. Ok, sia chiara. Mi faccio prendere io in caso, te lo giuro. Allora, non... vabbè, ma io poi te la lancio comunque, me ne frego altamente. Comunque, signori, refe in refe. Prima bananina lanciata. Let's go! Due banane prese il nabbo. Il nabbo deve perdere grazie alla mia banana. Però sai cosa ti dico, zio? Cioè, perché prendere solamente te quando posso prendere anche gli altri bot? Tre presi! Non ci credo! Sono il fenomeno! Sono il re, devo prenderli 100 volte, ragazzi. Se no dovrò shoppare. Come penitenza non mi piace shoppare, sinceramente. Posso dirlo? Sì, però 100 volte sarà tosta. Quindi inizia a lanciare un'altra banana. E il signor Ferro l'ha presa un'altra. 4 volte, signor. Sono troppo forte. Cioè, non è che ci si sta buttando sopra apposta, no? Jungle Roll, sempre stessa tecnica. Andare davanti, lanciare la banana. Questo è quello che dobbiamo fare oggi, signori. Lo sai che in realtà puoi stare anche dietro, perché tanto la banana va stravanti. Hai ragione. Tipo, ora io la metto là. Guarda la lì. Aia. Fratello mio, devi stare attento, perché le bucce di banana qua sono dietro l'angolo.
Sì, anche davanti a me, sinceramente, perché ne è una nella vita reale. Ah, hai ragione, devi stare molto attento anche a quella, devo essere onesto. Perché quella, quando meno te lo aspetti, ti verrà lanciata addosso, porca miseria. Io dico che quella lì fa anche tanto male se ti arriva in testa, quindi preferirei di no, grazie. Tanto male adesso mi sembra un po' esagerato, te lo posso dire. Non mi sembra così dolorosa. No, volevo prendere il primo. Tranquillo, la lacchetta. Al massimo mi va nell'occhio, non mi succede nulla. Ferro, qualificati! Oddio, oh mio Dio, fratello, ci stavo per non qualificare. Siamo in finale. Quante volte ti ho preso sto round? Una? Una sola, sì. Quindi sono a 5 su 100 e mancano 10 minuti. Non penso di farcela, mi sa che dovrò shoppare. Refe in refe, bruco talpa e dei tacchini. Questa qua è la partita di oggi, bella, signori. Bella sta mappa, zì. Oh mio Dio, mi sono salvato al peletto. Frate, sono forte io? No. Sì, guarda, io aspetto. Lancia le banane. Beh dai, non ci credo, sono morto. Lancia le banane col carmine. Col carmine lancio la banana io adesso. Io adesso devo volare più veloce della luce. Devo passare davanti a tutti i tacchini del cacchio che c'è da qua davanti. Guarda la banana lanciata, signori. Vabbè, dall'altra parte del mondo. Ma tu devi vincere. Scusami, tu vuoi vincere o farmi prendere le banane? Anzi, io semino banane per il pianeta, hai capito? Sì, ma vincendo sbaglio. Certo, devo vincere. Io infatti, però guarda che ho già seminato 3 banane, non hai capito? Comunque, un tizio l'ha presa dietro di me. Let's go, ok. Aspetta, zio, sto facendo una tecnica assurda. Signori, banana davanti al traguardo. Arriva il tacchino. Il tacchino sta arrivando. Devo prendere il tacchino, fratello. No, non prenderlo. Vabbè, vaffanme goti. Dato dall'altra parte del mondo. Va bene, 6 volte è presi, ragazzi. Però abbiamo vinto questa. Chi mi fa passare automaticamente a 90 banane. Esagerato. Non vale? Visto che ha detto che non vale se vinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ecco, ti ho preso circa 90 volte. Aia, mi hai fatto male. E signori, parte l'ultima partita a mia disposizione. Ti ho preso un po' di volte, ma devo dire non che non così tante, se devo proprio essere sincero. Oggettivamente non mi avvicino alle 100. Devo essere onesto con me stesso, non mi sono avvicinato alle 100 volte. Ma non è finito adesso la partita. Let's go. Tu sei stato preso da una banana, io da una palla. Vale, io avevo da prendere 100 palle? No, io dovrei riuscire a prenderti però con più banane. No, zio, sai che mi sa che non mi riesco a qualificare, posso dirlo? No, zi, qualificati anche velocemente. Sì, qualificati anche velocemente, a caso tutti tacchini fortissimi, porca miseria. Ok? Aspetta che refe c'è in realtà, Aspetta che refe c'è, lancia la banana. Ne ho preso uno anche con la banana. Va bene, siamo a tipo 40 banane. Signori, bombardamento è la mappa su cui oggi dobbiamo brillare. Dobbiamo, compreso io, quindi nel prendere le banane? Esatto, prendi tante banane, mi raccomando. Non devi mai smettere di prenderle, capito? Scivolaci sopra. Aspetta, non posso, inizio round, lo sai che non si può fare. Quanto ci mette, scusa? Io in realtà posso molto prima le mosse. Oh, ho preso i Dim Leon. Un attimo, ma il timing della banana è più lento di quella dei pugni? No, non è vero. Eccola lì un'altra banana. Non sei scivolato! L'ha presa quell'altro. Ma che cacchio stai dicendo? Un'altra banana. Second Banatos. Ma sto qua gli piace proprio, le prende tutte lui. Beh, ci sta, ci sono i gusti, fratello. I gusti sono molto particolari di tutti quanti. Altra banana lanciata, signori. In mezzo anche alle bombe. Ci sono un botto di bombe qua. Ah, bomba a destra. Ho eliminato uno con la banana, zio. Ma come l'hai preso? Comunque, posso dire che sto round ho distrutto tutti con la banana? Sì, diciamo che il tizio si lanciava sopra apposta. Però lei comunque ucciso te. Perché devi sempre mettere i puntini sulle i? Non è vero. Io adesso vorrei un bel block dash, posso dirlo? Anch'io lo vorrei. Però, ovviamente, perché, no? Meglio Space Race, non credi? No. No, neanche io lo credo. Comunque, si parte, signori. Finale, dobbiamo vincere e basta qua. E tanto ormai ho capito che dovrò shoppare perché 100 volte non l'ho preso mai il nostro ferro. Ti anticipo che la fine è al centro, È al centro per te? Sì, no, l'ho già vista. Guarda che lancio fatto di banana. Che schifo. Speravo in realtà andasse un po' meglio, effettivamente, ma non è un problema. Guarda qua che trick ti faccio. Bravo, sì. Ti è piaciuto? No, sono caduto pure io. Let's go. No, adesso vince Jasper. No, deve vincere il bot. Sì, vabbè, ma ci sono i pupazzi di neve e l'altro tizio che sono avantissimi. Te l'ho detto, abbiamo perso per forza, fratello. Però non è il problema questo. Il punto è la banana volerà. Oh! È volata. Frate! Ragazzi, cioè,
Non importa, non abbiamo vinto, ma è volata la banana dall'altra parte del mondo. Detto questo, signori, mi raccomando. Ah no, scusatemi, devo andare a shoppare. Ebbene sì, effettivamente ho perso e quindi penitenza è penitenza e deve essere pagata. Quindi 5 giri di ruota, dai, 5. 5 perché siamo un po' anche poveri ultimamente. Speriamo di trovare delle nuove skin leggendarie, perché Ferro, non so se lo sai, me ne sono uscite una cifra di nuove, cioè una roba come 5 o 6 skin nuove leggendarie. E devo dire che sono anche molto belle, ma noi ovviamente ci piacciono di più i pinguini che abbiamo trovato 10 volte più o meno da quando facciamo i giri. Speciale, così, abbiamo trovato una speciale a caso, ragazzi, scusate. Culo. Cioè, in realtà, sì, che culo, bello, ne ho già 10 di speciali. Non è che mi interessi molto, ma visto che mi è dato una speciale faccio altri 5 giri. E così magari troviamo veramente una nuova skin di quelle nuove, perché sarebbe il caso, porca di quella miseria. No, zero. Signori, anche questo giro nulla di buono. Detto questo, dal vostro avviso è tutto. Io vi ricordo che domani esce la nuova season di Fortnite, quindi dovete essere carichi, mi raccomando. E mi raccomando, ragazzi, se domani volete shoppare il pass di Fortnite per supportare al massimo, utilizzate il codice creatore REFIZ con una Z nel negozio oggetti. Non vi costa niente, ma mi supportate tantissimo. Detto questo, io vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Bella boys! Zoom!